Benvenute nel nuovo tutorial Cucire con Burda. In questo video confezioniamo insieme passo dopo passo il modello 3B tratto da Burda collezione Kids numero 25 2021. Trovate il modello corredato di tracciato pronto da ritagliare e le istruzioni step by step nella rivista. Si tratta di questa morbida felpa, ampia e molto comoda. Le maniche arricciate le conferiscono quel tocco in più. A seconda della stoffa scelta e delle combinazioni, la felpa sarà perfetta per i maschi o per le femmine in tutte le stagioni. Per questa versione abbiamo scelto tre diverse stoffe: il peluche, la stoffa felpata e la maglina. Nello shop online del nostro sponsor Cipauli troverete queste e tante altre stoffe con certificazione GOTS, provenienti da coltivazioni biologiche controllate. Oltre ai soliti accessori per il cucito, per questo modello vi occorre anche lo speciale ago per jersey. Ora possiamo iniziare con il taglio del cartamodello. Ritagliate le parti da 1 a 4 dal foglio tracciati. Inoltre ritagliate i bordini in maglina, le cui misure sono riportate allo step 4, 8 e 12 nella rivista. Riportate tutte le linee e i contrassegni necessari. Per questo tutorial utilizziamo la macchina per cucire Excellence 580+ di Elna. Vi consigliamo di rifinire i margini con il punto overlock. Se la vostra macchina non lo esegue, utilizzate un semplice punto zigzag. Se la avete, potete anche usare la taglia cuci. Otterrete un risultato perfetto. Affinché la felpa resti estensibile, eseguite le cuciture preferibilmente con un punto elastico o appunto zigzag stretto. Iniziate con le cuciture delle spalle. Disponete la parte davanti sulla parte dietro, diritto contro diritto. Sovrapponete i bordi delle spalle, appuntateli e cuciteli partendo dal numero di congiunzione 1. Rifinite i margini di cucitura uniti e stirateli verso il dietro. Ora preparate il bordino del collo. Quindi sovrapponete le estremità diritto contro diritto e cucitele con un margine di 1 cm. Con uno spillo contrassegnate il punto opposto alla cucitura. La cucitura corrisponde al centro posteriore e lo spillo corrisponde al centro anteriore. Aprite i margini, appiattiteli, piegate poi il bordino al centro nel senso della lunghezza. Se utilizzate un bordo in maglia già pronto, non occorre piegarlo. Appuntate il bordino del collo sullo scollo, diritto contro diritto. I contrassegni del centro anteriore e posteriore devono coincidere. Cucite il bordino tendendolo leggermente. Rifilate i margini, rifiniteli insieme e stirateli verso il basso. Ora arricciamo le maniche. Eseguite una cucitura a punti lunghi, circa 4 mm, al di sopra e al di sotto della linea di cucitura, sia per il bordo superiore sia per quello inferiore della parte 4. Tirate i fili lungo il bordo superiore della parte 4, in peluche, fino ad ottenere la stessa lunghezza del bordo inferiore della parte 3, in felpa. Annodate i fili. Tirate i fili lungo il bordo inferiore e arricciate la parte in modo che risulti 3 cm più lunga del polsino. Annodate i fili. Appuntate il bordo superiore della parte in peluche sul bordo inferiore della parte in felpa delle maniche. Poi cucite tra le cuciture d'arricciatura. Rifinite i margini uniti e stirateli verso l'alto. Appuntate i polsini, leggermente tesi, sul bordo inferiore delle parti manica in peluche e cucite tra le cuciture d'arricciatura. Rifilate i margini e rifiniteli uniti. Ora cucite le maniche. Disponete le maniche sugli incavi del davanti e del dietro, diritto contro diritto. Il trattino del colmo della manica deve coincidere con la cucitura della spalla. E il trattino 2 della manica deve combaciare con il trattino 2 del davanti. Appuntate e cucite i margini sovrapposti. Rifilateli e rifiniteli uniti. Stirate i margini verso la manica. Passiamo alle cuciture laterali. Disponete il davanti sul dietro, diritto contro diritto. Piegate le maniche nel senso della lunghezza. Le cuciture degli incavi manica devono combaciare. Appuntate le cuciture delle maniche e quelle laterali e chiudetele. Rifilate i margini, rifiniteli uniti e stirateli verso la parte dietro. Infine passiamo al cinturino. Sovrapponete le estremità del cinturino, diritto contro diritto, e cucitele con 1 cm di margine.
Con uno spillo contrassegnate il bordo di piegatura opposto del cinturino. Aprite i margini e appiattiteli con le dita. Piegate poi a metà il cinturino nel senso della lunghezza. Disponete il cinturino sul bordo inferiore della felpa, diritto contro diritto. La cucitura del cinturino deve coincidere con una delle cuciture laterali e il bordo di piegatura contrassegnato deve coincidere con l'altra cucitura laterale. Appuntate il cinturino leggermente teso, poi cucitelo e, per ultimo, rifinite i margini uniti. La felpa è terminata! Ora non resta che indossarla e sfoggiarla all'aria aperta. A nome di Burda vi ringraziamo per l'attenzione. Ringraziamo i nostri sponsor, Elna per le macchine per cucire e Cipauli per il tessuto. Speriamo che il tutorial vi sia piaciuto. Seguiteci sui social e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i prossimi video. Arrivederci al prossimo tutorial!